ed eccoci anche oggi per un'altra diretta un buongiorno a tutti quanti questa settimana ne abbiamo fatte almeno tre e vabbè insomma proseguiamo la nostra narrazione differente diciamo così e qualcuno si chiederà perché eh, questa cosa del Burkino Faso sicuramente penso che in tanti non, non capiscano quanto effettivamente sia importante questo discorso, ma è legato a tutto quello che sta succedendo in quella posizione per capire anche a livello geopolitico, diciamo il discorso è importante capire quello che succede in questi paesi ora stavo cercando eccolo qua così dopo lo rivediamo in realtà questo togliamo l'immagine di sottofondo eccoci in realtà questa situazione è importantissima Penso sia passata tanto per cambiare in... così come si può dire, sotto silenzio. Ciao Stefano, ciao Daniele. Eh, tra l'altro mi spiace, ma sabato qualcuno mi ha scritto, perché cioè scusate, sabato, è domenica a Torino, sapete che siamo, sono concerti giorni da Leone che ho organizzato lì al teatro Casellette. E vi dicono già che comunque c'è cioè, già tutto esaurito. Quindi, siccome è un teatro, non è una manifestazione, i posti sono limitati. Per cui, purtroppo, è già tutto esaurito. Quindi, chi fosse in zona si dovrà mettere l'anima in pace. Magari, purtroppo, quando si fanno nelle cose al chiuso, è così. Domani, ricordo. Che sono a Novara dall'amico Matteo Testa che è esposta la sua fitofarmacia. Chiamiamola così: Matteo, il farmacista libero. E, e poi ci saranno le date di Bologna, Vicenza con le mie conferenze, e molto probabilmente Porto Gruaro, sempre a fine novembre, e poi. Eh, Probabilmente farò altre date con 100 giorni da Leone, quindi dal 23 al 28, sarà tutta la settimana nella zona Veneto, 23-28 novembre. Comunque, sì Stefano, mi hai detto, tu sei di Milano, giusto? Eh, stavo dicendo, allora, l'importanza di quello che eh, sta succedendo in Sudafrica, guardate che è importante capire questi, questi discorsi. Eh, perché eh, è di fondamentale importanza per capire il discorso geopolitico e per capire anche di chi potete fidarvi: perché guardate che sta esattamente succedendo quello che io ho scritto qui: i nuovi reti C3 con le date. Quindi in anticipo. Determinate situazioni devono portare a quello che li si prevede tra il 2027 e il 2028, in quella situazione che, guarda caso, è proprio quella fascia lì, Burkina Faso, Niger, Nigeria, tutta quella fascia lì. Ok. Allora, Bologna, Patrizia, eh, stiamo spostando perché dobbiamo farla a 7 novembre, però, probabilmente eh, lo confermeremo dopo che torno da Torino domenica perché per questioni proprio logistiche siccome il 20 mi ricordo 27 28 prendete adesso per così eh, a caso queste giornate ma comunque fine novembre 100 eh, giorni del leone è a Bologna eh, molto probabilmente eh, Sfrutterò il fatto magari di essere già lì al pomeriggio per poter fare una mia conferenza la sera in modo tale che sicuramente c'è eh, anche maggior, eh, maggior visibilità da questo punto di vista. E io comunque mi sposto una volta sola. Quindi può essere che venga spostata ancora la data per questo motivo, ma lo saprò settimana prossima perché la prima data era il 27. Scusate, era il 7 novembre eh, dobbiamo, e probabilmente verrà spostata per quel motivo. Per una questione logistica. Però lunedì saprò se mi confermano la presenza a 100 giorni del Leone. Mi muovo in questo modo, altrimenti niente, altrimenti probabilmente lo lasceremo. Il 7. Comunque, eh, stavo dicendo, è fondamentale capire questi discorsi geoproprici. Politica, soprattutto perché è fondamentale capire di chi potete fidarvi, c'è il momento in cui voi sentite storici pseudotali che poi dicono le solite storielle, eccetera. Ricordatevi che, come diceva la pubblicità, la mia banca è differente, no? C'è cioè la mia versione è differente. cioè quelli che sono, come sempre, vi esorto a comprendere: sono i motivi superficiali che danno impasto alle persone, ma dietro quelle eh, quelle situazioni che si vengono a creare sono già state anticipate, scritte, volute e finanziate da altri signori che eh, hanno deciso di, di cambiare l'assetto geopolitico, come ormai eh, avete capito. E questo rientra eh, nei casi, eh, abbiamo fatto un live, eh, cos'era stato un mesetto fa, più o meno per il caso del Niger, dove appunto spiegavo tutta una serie di situazioni, guarda caso, questa rientra esattamente nella stessa, nella stessa modalità. Vi dissi, eh, così come anche su Telecolor, nell'altra nell verità, quella trasmissione che va in onda un sabato sì e un sabato no, ne eh, avevo parlato quando parlai dei BRICS, avevo fatto anche questo riferimento appunto alla situazione africana, e vi dissi appunto che mh, non era un caso che questa fase dell'Africa da prima francese Ehm, perdesse e adesso succedessero questi colpi questi interventi politici militari e che perdesse eh, ehm, il contatto con l'Europa qualcuno vede solo appunto il lato superficiale in realtà non è così in realtà c'è un progetto dietro come ho già dimostrato in più occasioni gli stessi finanziatori dei BRICS quindi la Goldman Sachs con cui lavora il caro Mario Drago Ricordi Mario Draghi, ricordo che appunto i BRICS nel 2000 sono stati finanziati dalla Goldman Sachs, quindi hanno dato vita loro a questa roba qui. Qualcuno dice che non è vero, ma i finanziamenti insomma, ci sono, quindi uno può dire sì, non li gestiscono al 100%, ma signori sappiamo come funziona con la storia delle scatole cinesi, tutte queste menate. In più comunque tutto ci torna, quindi è la logica de delle situazioni che accadono che comunque ci fa tornare a dire non può che essere così. Perché avvalora tutto il concetto e tutto il pensiero che io ormai espongo da anni per la distrutturazione mondiale ed arrivare comunque al nuovo ordine mondiale, senza che ci sia, um, il, come si dice, il buono e il cattivo. Qua Ne esiste solo uno, il cattivo, finito: ne esiste solo uno, il cattivo, che non è Putin, che non è Zelensky e che non è né Trump né Biden, no, sono quelli che manovrano da dietro le finanze che automaticamente spingono questi signori ad essere lì e di conseguenza a dover agire in determinate situazioni, in determinati modi. E non se ne viene fuori, giustamente Daniele Tidei dice, bisogna seguire i soldi. In un certo senso sì, diciamo che i soldi sono sicuramente ehm, un mezzo per, per il mezzo che spinge questa società. Ok, ora, eh, ribadisco, perché è importante il Burkina Faso? Perché effettivamente, eh, come io dissi in passato, come ho fatto su Telecolor, eccetera, anche su Cento giorni del Leone, sui BRICS e quant'altro, dicevo appunto che quella fascia dell'Africa, è Ehm, come previsto uh, nella, nei loro piani, quindi in tutto quello che ho scritto nel mio piano pandemico del 2010, quindi i nuovi reti C3, era previsto che quella fascia d'Africa passasse il testimone, quindi lasciasse il colonialismo europeo e, per passare da un'altra parte. Okay? Io deducevo questo, facevo capire che sarebbe andata così, anche se il concetto era semplicemente. In questo piano che loro avevano scritto semplicemente c'era la distrutturazione dell'africa io poi ci ho aggiunto capendone qualcosina in favore di qualcun altro cioè il concetto è sempre lo stesso far perdere potere e valore ai, ai paesi europei in funzione di qualcun altro ok ciao marti ciao Alessio. Ora leggiamo l'articolo e poi riprendiamo esattamente questo, questo discorso che stavo facendo, così comprendiamo ancora di più la situazione. Eh, sì, in realtà non è che tolgono un padrone, giustamente Patrizia dice tolgono un padrone e ne mettono uno peggiore. Sempre la regia generale. Sì, in realtà appunto non tolgono nulla perché è sempre lo stesso, sono sempre gli stessi che dietro decidono, ma davanti cambiano, diciamo così, i, i, i contratti che fanno, quindi rispostono dall'occidente verso l'oriente, allora, condividiamo lo schermo. Aspettate un secondo, perché qui c'è. Ah, ok. C'eravamo allora. Eccoci qua. Come dividiamo lo schermo? Ed eccolo qua l'articolo che non è un articolo di una settimana fa, ma me l'ero salvato proprio perché ci sarebbe stata poi occasione. Burgina Faso ha firmato un accordo con la Russia per la costruzione di una centrale nucleare nel proprio territorio. Ve lo ricordate? Questo colonnello, io avevo condiviso un video anche qua qualche mese fa sui miei canali, dove appunto si diceva questo colonnello in una, eh, in una riunione dove c'era anche Putin, dove appunto l'Africa poteva essere da sola, l'Africa poteva farcela con le sue gambe, eh, un discorso bellissimo, no? E, e poi fa accordi con Putin chiaramente. E uno dice: beh, certo, questo è il senso della libertà, e no, ha cambiato tipo di accordi, non è il senso della libertà. Il governo del Burkina Faso, un paese dell'Africa occidentale, ha annunciato di aver firmato un accordo con la Russia per la costruzione di una centrale nucleare. La giunta militare che governa il paese del colpo di Stato del 2022 si è avvicinata sempre di più alla Russia per il supporto economico e militare, prendendo le distanze dai paesi occidentali. Ibrahim Traoré, leader della giunta aveva chiesto al presidente russo Vladimir Putin assistenza nella costruzione della centrale durante un incontro a San Pietroburgo a luglio. Ecco dove era a San Pietroburgo. In Burkina Faso solo il 23% della popolazione ha accesso all'elettricità, uno dei tassi più bassi del mondo. La centrale nucleare, che sarà costruita dall'agenzia nucleare russa, Rosatom, serve a soddisfare il fabbisogno energetico del paese. Secondo gli obiettivi del governo. Burkina Bay, il 95% della popolazione urbana e il 50% della popolazione rurale dovrà avere accesso all'elettricità entro il 2030. La costruzione centrale nucleare è un'operazione lunga e complessa, occorrono vari anni di progettazione e costruzione. L'accordo al momento non prevede una tabella di marcia e non è detto che la costruzione della centrale sia completa entro il 2030. L'unico paese africano a produrre energia nucleare è il Sudafrica. Qua cominciate a capire l'importanza e del perché. La Russia è lì, ok? Tenete sempre conto che dietro ci sono sempre dei signori, eh? Ma alcuni altri stati si trovano in varie fasi del processo per costruire una centrale. Nel 2017 l'Egitto ha firmato con la Russia un accordo per costruire una centrale nel paese del valore di 28,5 miliardi di euro. Nello stesso anno anche la Nigeria ha firmato un accordo con la Russia, ma il progetto non è ancora iniziato. Il Ruanda a settembre invece ha firmato un accordo con una compagnia tedesca-canadese per costruire una centrale entro il 2028. Il Kenya ha annunciato un progetto per una centrale dell'ultima entro il 2027, ma non ha ancora detto se avrà un partner internazionale nella costruzione. Ok. Allora, questa è la notizia molto breve, ma i punti importanti sono, che vedete, quello che io stavo appunto sottolineando prima, che la Russia sta prendendo piede in quei paesi proprio dove prima erano io definisco coloniali perché non possono essere che considerati tale sotto il colonialismo in questo caso francese ma comunque diciamo europeo ok quindi che cosa sta succedendo sta succedendo esattamente quello che eh, era previsto nei loro piani e che io ho riportato sui nuovi reti c3 ok cioè se noi andiamo a vedere riprendo in mano i miei libri perché se noi andiamo a vedere mh, quello che si prevedeva, no? noi troviamo sotto le linee guida chiamate in fase di lockstep, appunto, guardate che le date sono sempre quelle, io ricordo, beh, tanti di voi ce l'hanno questo libro, no? vedete che qua io riporto tutto l'elenco delle date. E ehm, fra le varie cose, nel 2018 c'era l'abbraccio dell'Africa all'autoritario all capitalismo della Cina che continua e di fatti sapete che ormai la Cina ha in mano quasi tutto. In Africa, principalmente eh, le miniere, tutto quello che riguarda le terre rare, la produzione terre rare, eccetera, poi si arrivava al 2023, porca, ma guarda che c'è: commercio proliferante tra reti in Oriente e Africa meridionale. Rafforzare i legami regionali, ok. 2023 quest'anno, e questa è un'altra cosa che si sta avverando, Oriente e Africa, ok? Per poi arrivare al 2028 dove qua veniva chiamato come titolo African Leaders Fear, cioè paura dei leaders africani, ripetizione della Nigeria del 2026 e crollo del governo. Ok? Allora, è previsto, è scritto qui, ma questa roba è stata scritta, il documento che vi ho riportato è stato scritto nel 2010. Quindi, tra con 16, 18 anni in anticipo, essendo stato scritto nel 2010. Questi signori avevano già previsto che questa parte dell'Africa che doveva concludersi appunto col crollo nella Nigeria col golpe di stato eh, che avverrà tra, tra il 2026 e il 2028, si tengono questi due anni, ma perché si tengono questi due anni? Proprio perché devono far accadere tutte quelle situazioni eh, di geopolitiche che gli permetteranno poi di arrivare anche a quel golpe lì. E perché si parla della Nigeria? Perché è l'ultimo tratto di quella fascia, eh, di quella fascia africana che oggi, che oggi, che fino a qualche mese fa, era in mano, tra virgolette, all'Europa e che passerà tutto in mano. Guarda caso, al discorso, chiamiamolo BRICS, ma principalmente Russia e Cina, Russia e Cina. Quindi, vedete che tutto il discorso che io ho fatto in passato torna. Vedete che la logica torna? Vedete che alla fine non si può sbagliare quando si capiscono le regole, i meccanismi che stanno dietro? Perché tutte queste cose, chiaramente, alcune sono scritte appunto nel mio libro, come avete visto, c'è cioè la data di quella situazione lì, eh, sono poi alla fine comunque il risultato di chi capisce le regole del gioco. Ok? Quindi è chiaro che, eh, ciao Flavio, è chiaro che ehm, questo è quello che dovrebbe fare la differenza nel far come dire, parlare le persone anche in ambito del dissenso, perché oggi parlano, e qua è la nota polemica, cani e porci, di gente che ha cominciato a capirci qualcosa due anni fa. Ora è chiaro che determinati meccanismi non li possono comprendere, sono solo delle reazioni istintive e informazioni prese a cazzo un qua e là. Ma quando si capiscono le regole del gioco, perché si conoscono bene i meccanismi che questi signori applicano, da un punto di vista di manipolazione sociale, mentale, per l'appunto anche geopolitica, la destrutturazione che vogliono applicare, e quindi si ha un'ampia visuale, ecco che difficilmente si può sbagliare. Ok? ed ecco perché posso permettermi di portare sui miei libri, come in questo caso in Aretici 3, delle date precise in cui avverrà cosa, perché questa è l'ennesima dimostrazione che il progetto che c'è dietro per la destrutturazione mondiale è così, ampio, è così ampio che funziona alla grande e quindi la famosa dualità, come già spiegato in più occasioni, Russia-America, non c'è, non esiste questa dualità, non esiste. Okay. E di conseguenza, ecco che per fare crollare l'Europa, perché deve essere eliminata, no? L'ho ho sempre spiegato in più occasioni che dapprima bisognava creare delle grandi strutture che eh, togliessero sovranità alle nazioni, e noi abbiamo l'Europa, a cui adesso per contratto dobbiamo rendere conto. Quindi abbiamo perso la moneta, la sovranità monetaria, abbiamo perso anche la sovranità politica, la sovranità commerciale dopodiché bisognerà anche lì destrutturare alcune di queste in modo tale che ho preso le nazioni le porto all'interno di un gruppo più grosso che eh, verrà poi distrutto e rientrerà in un gruppo più grosso ancora, quindi se l'Europa crolla che cosa succede? Che ci saranno degli interventi chiaramente di diciamo così gruppi ancora più grossi che siano russi No, noi non saranno, faremo parte di, quella, di quel prospetto lì, faremo pro, parte del prospetto occidentale. Quindi significherà che molto probabilmente eh, eh, noi saremo ancora aiutati e sovvenzionati da questa parte del blocco occidentale, ma l'Europa conterà poco niente perché una volta che hai svuotato democraticamente le nazioni, svuotato a livello patrimoniale le nazioni, questo... Sacco ha completato il suo compito, deve essere preso da un altro e sarà il blocco occidentale. Quindi hanno eliminato, tra virgolette, un finto concorrente, no? che era l'Europa. Chiaro, ma perché fa parte di tutte quelle retropensiero, quindi tutte quelle situazioni geopolitiche studiate a tavolino, dove devi costruire tutta una serie di giochini, poi farli crollare finché vengono assorbiti da altri giochini più grossi. E sta andando esattamente in questa direzione. Quindi tutto questo concetto della, delle guerre che stiamo vivendo e tutto questo percorso che abbiamo fatto fino a qui, anche sul discorso dell'Africa, sta andando esattamente come io descrivo ormai da vent'anni, e come chi ha letto i miei libri, alcune di queste cose le avevo poi riportate spiegando che la situazione della Cina, delle terre rare e di quant'altro. E vedete che questa è semplicemente l'ennesima dimostrazione di come si sta eseguendo un progetto. E chi mi dice che non è vero, io lo riporto davanti alla data di quando è stato scritto questa roba qua. E quindi io, avendolo scritto nel 2021, ho anticipato tutto il percorso, ma non io, io ricordo i documenti che ne anticipavano quindi ancora prima. Di conseguenza. È fondamentale, prima di arrivare a un punto di chiusura completa, fare tutta una serie di processi, fra cui, appunto, in questo caso, c'è il discorso del Burkina Faso, che va a completare il discorso fatto del Niger qualche mese fa, che va a completare il resto del percorso che andrà, che andrà poi a, a, a strutturarsi. Non c'è nulla che capita a caso, nulla. Questo deve essere chiaro, non c'è nulla che capita a caso e quando qualcuno dice perché è chiaro, no? cioè quando io parlo, come abbiamo fatto il video l'altro giorno, che cosa cade dai cieli di Milano, quel video lì sta girando all'infinito: perché dice che cosa mi cade sulla testa e quindi crea attenzione. Quando io parlo invece del Burkina Faso, chi se ne frega perché tanto non è un discorso che ci cade sulla testa? È sbagliatissimo. È sbagliatissimo. Fanno parte sempre della stessa strategia e dello stesso problema. Quindi, in realtà, il problema del Burkina Faso è il nostro problema. Ok? È il nostro problema perché ci fa comprendere ancora una volta come tirando i puntini di queste linee guida precise non ci si può sbagliare. E non ce n'è. E quindi vedrete che. Se non succede l'impossibile, cosa a cui non credo, si arriverà al completo di quella fascia centroafricana entro tra il 2026-2028, che crollerà anche la Nigeria e passerà da quella fetta del mondo lì. Può anche essere che, prima, si faccia, tra virgolette, la finta che qualche staterello di lì resta diciamo attaccato all'Occidente, semplicemente per far scattare di nuovo guerre fratricide, ammazzare un po' di persone e poi fare crollare tutto. E comunque poi andrà dall'altra parte ok esattamente come sta succedendo in ucraina chi è che si preoccupa perché qua è fondamentale eh? devo farci un live su ma adesso prendo la palla al balzo per dire chi è che si preoccupa di ristrutturare ristrutturare perché succede sempre così dopo la guerra l'ucraina vediamo se qualcuno lo sa di quel che sono collegati adesso. Vi faccio questa domanda, ve la ripeto: come tutte le guerre, c'è una distruzione: distruzione di case, edifici, insomma, di tutto, e normalmente poi i paesi si fanno, fanno un accordo per ristrutturare laddove sono intervenuti quelle guerre, perché qualcuno deve finanziare. No? Allora, vediamo Stefano VII dice gli USA. Qualcun altro dice qual Cosa perché poi vedete come tutto come tutto rientra, tutto torna, tutto è uguale. Eh. Guardate, che io ho fatto un video sul gasificatore eh, eh, italiano. Su dei gasificatori italiani, dicendo a chi, chi sarebbe stata data in mano la gestione, e quindi ve l'ho già detto anche chi prenderà in mano, addirittura più specifico non gli USA. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Facciamo un giochino delle sette code. Walter Giroletti dice che combinazione della bandiera francese e gli stessi colori di quella russa. Eh. Beh, ve lo dico io perché se no passa troppo tempo. Sono sempre le elite, la, la cupola? Sì, 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 certo che sono sempre le eliti lì. Eh, più grandi banche, quelle che governano tutto, sì, 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 ma certo, ma siamo precisi per essere precisi: più grandi banche possono essere tutte. In realtà è la solita multinazionale, la Black Rock, la Black Rock, neanche gli USA, la Germania, la Francia, no, no, no. Come ho già spiegato in più occasioni, non esistono più i governi e le nazioni, esistono le multinazionali che all'interno hanno uh, la, le banche, hanno le assicurazioni, hanno i fondi che sono quelli che presteranno o alle nazioni che fintamente diranno di ricostruire o comunque direttamente agli enti privati. Che interverranno alla ricostruzione quindi anche in ucraina la BlackRock riprende in mano tutto il percorso di ristrutturazione ma guarda, guarda caso ok e questo ribadisco è un altro segno per far capire che gli stati i governi non c'entrano più nulla non c'entrano più nulla perché anche la stessa Federal Reserve, Federal Reserve gira e gira, come io ho spiegato, anche su Telecolor con la nascita di Israele è in mano determinati meccanismi. Quindi non se ne viene fuori. Ok, non se ne viene fuori. Per cui eh, vedete che anche in questa situazione non ci si sbaglia quando si ragiona in un certo modo con determinati meccanismi. Questo era un altro esempio per farvi capire come si va sempre nella stessa direzione, come sono sempre chiare le linee guida dietro per chi ha aperto gli occhi e non per chi vuole credere eh, che andrà tutto bene semplicemente perché andrà così e non per i, passatemi il termine, tanti in buona fede, ma rimbambiti che credono in Trump o i rimbambiti che credono in Putin. Non hanno, non hanno ancora fatto il processo evolutivo mentale che gli fa comprendere che non esiste un Trump e non esiste un Putin, sono dei personaggi messi lì da chi è in grado di sovvenzionare con miliardi e miliardi e miliardi di euro, di dollari, come cacchio volete voi, queste persone che poi dovranno rendere conto, perché se non hai quei, quei signori che sovvenzionano dietro, tu costa cippa che arrivi lì, non ce la puoi fare e di conseguenza dovrei rendere conto e ormai questo processo essendo in atto da decine di anni non c'è più uno Stato che è in grado di ehm, essere al di sopra come forza come potenza come, ehm, eh, come anche politica come interconnessioni a queste multinazionali non sono in grado anzi ogni anno cedono sovranità non all'Europa, l'Europa è un'altra finta, è una finta giuridica, una finzione giuridica anch'essa, perché dietro l'Europa ci sono sempre queste banche, queste multinazionali. Le banche sono delle multinazionali, perché non sono le multinazionali delle banche, ma al contrario, le banche sono di queste multinazionali e quindi di quel CEO che gestisce queste multinazionali, che a loro volta sono legate a certi ambienti. Quindi, Possiamo girare il torrone come vogliamo, ma siamo sempre lì. Ok, quindi eh, vedete che c'è già anche il progetto di ricostruzione dell'Ucraina, sarà il top per l'IA. Certo, eh, quindi vedete che ci torna sempre il percorso che noi facciamo. Ci torna sempre. E quando qualcuno mi diceva eh, al sottoscritto, eh vabbè, ma tu sei bravo, fai sempre tornare. Il ragionamento a tuo favore, e ho detto no, non è vero che io faccio il mio ragionamento a mio favore, è che la matematica è matematica e quando 2 più 2 fa 4 non è che può dare 5, è che voi continuate a credere che venga fuori 5 e c'è tanta gente che vi venga che vi viene a credere fa, che possa fare 5, ma non può essere così. Ok. Quindi non è un discorso che io faccio tornare, è un discorso che io più che darti le date di quando faranno cosa e come, spiegarti le motivazioni, da farti collegare tutti i puntini, spiegarti come strategicamente bisogna cercare di ragionare per smettere di prenderci per il culo, e bisogna capire questo, cioè io ti sto dando chiavi in mano di una macchina, però o ci sali e cominci a capire come funziona o se no continuerai a dire che noi siamo bravi a fare ritornare le cose come vogliamo noi, a me non me ne frega proprio niente. Ma nonostante in anticipo con i miei iscritti io abbia eh, appunto descritto per filo per segno quello che poi è successo, ma in, praticamente sempre, per non dire, eh, facciamo quasi sempre, dai, se no poi mi danno dell'egoico, però i miei iscritti li avete, chi li ha, li ha letti. Ricordatevi che sono stati comunque scritti prima delle cose che sono successe, prima di quelle che succederanno, quindi automaticamente uno non può dire: Ok, tu parli dopo, no, perché le prove le do prima. Ma riportando cosa? Riportando appunto una serie di progetti che, eh, che stanno avvenendo, che sono avvenuti e che quindi non, non possono sbagliare proprio perché il meccanismo è quello: se l'hai capito, l'hai capito, finito. Immaginatevi che, ripeto un po' quello che ho detto l'altro giorno. Adesso non so quando riuscirò di nuovo a riprendere in mano anche tutta questa storia, perché comunque siamo sempre lì. Eh, vabbè, ci sono anche dei motivi personali, eh, che siamo sempre le solite. Vabbè. Comunque, il tempo diventa sempre di meno. Ma il concetto è: eh, vorrei, se riesco, far uscire nuove reti C5 che sarà completamente diverso dagli altri e che tratterà di cose così particolari, così nel futuro futuristiche, ma che stanno venendo oggi sotto i nostri occhi e non parlo solo di intelligenza artificiale. Okay? Che eh, per l'ennesima volta riportando documenti anche dal Ministero della Difesa e quant'altro, che per l'ennesima volta sarà un nuovo spaccato di realtà futura in anticipo di anni e anni e anni di quello che potrà succedere, non potrà succedere, di quello che stanno utilizzando per far succedere determinate cose. E ad oggi qualcuno di voi l'ha capito e, e, e non sembra fantascienza, per molti anche del dissenso, se riesco a far uscire questo, questa roba, riuscirò a metterla in pratica, sembrerà fantascienza, ma come lo sono sempre stati i miei libri, fino a quando non, questa fantascienza non diventa realtà. Vabbè, comunque, questo è giusto per farvi capire l'ennesima antifona, dove, in realtà, con determinati meccanismi e strategie si comprende esattamente quello che sta succedendo. Ehm, questo voleva semplicemente essere, appunto, il video eh, che dimostra per l'ennesima volta come una certa mentalità applicata, che non è la mentalità dell'andratura mene, è una mentalità analitica è una mentalità di un analista di uno che analizza situazioni e cose, leggendo documenti, interpretando i pensieri le strategie e applicandole successivamente alle cose che avvengono e come succede in un iceberg sapendo perfettamente che la superficie è un ventesimo di quello che sta sotto per quello che noi vediamo c'è tutto un percorso sotto che è quello che ormai studio da vent'anni quindi automaticamente, ecco perché ogni fase ha un suo processo. Io continuo a dire: guardate, che noi siamo fermi ancora sulle inoculazioni, il pensiero delle inoculazioni. Questi le hanno già abbandonate le inoculazioni come fase, come progetto. Ecco perché non martellano più su questo ragionamento. Ok? Ritorneranno per altri motivi, ma quella fase lì, quelle restrizioni lì, per quel motivo lì non ci sarà più perché quello che dovevano fare attraverso quella roba l'hanno fatto. E hanno cambiato tutto già attraverso quello spartiacque. E di conseguenza, e quando dico tutto, non dico semplicemente la vita nostra, le prime cose che noi tocchiamo, vediamo quando ci alziamo al mattino, ma qualsiasi roba a livello eh, geopolitico, a livello di privacy, a livello di telecamere, a livello di intelligenza artificiale, a livello di eh, economia, a livello di finanza, attraverso quella roba lì hanno cambiato tutto. Cioè quella era la prima parte, finita quella parte lì. Ok, quindi non significa che non torneranno più con le inoculazioni, ma sono già andati oltre. Quella sarà una parte che verrà dopo in automatico, ma adesso stanno facendo altro. E noi del dissenso siamo ancora qui a fare ragionamenti sull'inoculazione: sì, inoculazione no, guarda il danno qui, guarda il danno là. Ok, e continuo a ripetere: guardate che è voluto perché in questo modo noi siamo fermi, concentrati ancora su questa roba e a loro va bene così a loro va bene così perché nel frattempo continuano indisturbati a fare tutto il resto. Allora leggiamo un paio di commenti, poi ci salutiamo. Se una delle rare, eh, ah, Patrizia, se una delle rare persone che ha capito cosa sta accadendo, la maggior parte delle persone non vuole neanche applicarsi e capire perché è troppo doloroso ammettere la realtà. Eh, purtroppo Patrizia, sì, noi ci conosciamo penso da un paio d'anni, se non ricordo male, ehm, ma non, non credo di essere una delle rare persone eh, che ha capito cosa sta accadendo. Eh, credo che la comprensione l'abbiamo capito in tanti. Quello in realtà che credo faccia la differenza nel mio modo di vedere è che io non do speranze. Non voglio vendere speranze, cioè non voglio vendere fumo, voglio essere analitico e quindi non mi prendo per il culo da solo e non voglio prendere per il culo gli altri. Questa è la base, quindi analizzo la cosa, la cosa è quella e non devo cercare di sperare diversamente, devo affrontare la cosa e quindi io devo assolutamente riportarla per quello che è nella sua crudità perché la gente deve abituarsi a questa crudità per poter poi eh, a, avere quel processo evolutivo mentale che gli permette di dire ok adesso che mi sono fatto male perché non sperare significa farsi male perché pensare in un futuro migliore eh, vuol dire farsi male ok non è il contrario è quello che è uno dei miei come dire percorsi di vita che sto cercando di, di anche di trasmettere no non è il, eh, il pensare che il futuro sia migliore ci serve semplicemente per dire oggi non faccio una sega di niente ed è questo il vero male quindi noi dobbiamo pensare che oggi non pensare che la realtà è questa che la realtà è sotto il naso e se è brutta in parte è perché ce la meritiamo Magari non io, magari non tanti di voi, ma la maggioranza sicuramente sì, ce la meritiamo. E come ce la meritiamo? Ce la meritiamo per il continuo menefreghismo che vediamo anche noi disobbedienti quando facciamo le manifestazioni, andiamo nelle piazze, eccetera, dove vediamo tranquillamente che noi siamo 200 e poi eh, ce ne sono 50.000 in giro a farsi gli affaracci suoi. E anzi, ti insultano quando sei lì a manifestare. Quindi, è ovvio che ci meritiamo questo. È tutta colpa nostra? Sicuramente no, come ho già spiegato in più occasioni, perché dipende da tanti fattori. Però, comunque, il nostro compito, per come la vedo io, non è quello di vendere speranze, perché qui abbiamo il Signore, ribadisco quello che ho detto l'altro giorno, dove sono partiti sparando a zero, rifaremo il processo di Norimberga, rifacciamo qua, rifacciamo là. E adesso qualcun altro che fa parte di quel contesto viene a dire no, ma non pensate che ci possa essere di nuovo quella fase lì, perché questi signori spariranno prima, questi signori andranno via prima, quindi non riusciremo da quel punto di vista lì. E allora che cosa avete raccontato in questi anni? E allora tutte queste barzellette, perché non l'hai detto prima? Potevi dire prima sarà difficile, noi ci proviamo, potevi dire tutte queste situazioni qua? No, avete preso per il culo le persone? Sì. L'avete fatto apposta? Sì, cioè questo è capito perché io non mi permetterei mai di dire facciamo un processo in Norimberga, mettiamo, facciamo va bene. Ma prima dovete continuare a dire e ripetere che il processo di Norimberga è stata una farsa perché io quella farsa lì non la rivorrei più. Ok, punto primo. Secondo punto: se serve solo per prendere conferme dalle persone dovete anche spiegargli che poi chi applicherà cosa e quando. Perché sicuramente non lo fai tu, partitino con l'1% o 2% di voti, o il personaggio che non voglio citare i nomi perché poi dicono che parlo male di loro, quando a me non interessa, anzi, se loro vincessero anche, io sono contento perché dovrebbero dimostrare le cose che dicono, quindi. Insomma, ribadisco, il mio astio non c'è, anche se queste sono critiche, ma vogliono essere critiche costruttive e non vogliono essere critiche di insulti a fine a se stessi. E ribadisco di nuovo: se questi signori dovessero vincere, a me fanno solo un favore. Perché? Perché una volta lì devono dimostrare se effettivamente sono in grado di dire, di fare tutte le cose che hanno detto, oppure no. E purtroppo sono convinto, ma non magari perché sono in cattiva fede, perché alcuni lo sono, altri no perché non è possibile. Cioè noi stiamo cercando di cambiare la situazione attraverso, tra virgolette, un palazzo, quando quel palazzo non c'entra più niente perché comunque c'è stato comprato, governato da altri e per contratti tu non puoi fare assolutamente nulla e non hai neanche i numeri e non li avrai mai perché la gente come noi non vota più, cioè questo è il concetto. La gente che tu vedi in piazza, il concetto è sbagliato anche da un punto di vista politico è quello di dire facciamo l'esempio di monza che c'erano le elezioni suppettive perché è andato via uh, um, è andato via uh, è andato via morto berlusconi ok anche qua dovremmo fare un video in merito no e quindi si sono presentati sette sette, sette candidati e, e settimo è arrivato Democrazia Popolare che sarebbe quella di Toscano la nuova di Toscano sesto è arrivato Musso, Forza del Popolo e poi c'erano gli altri, quinto, quarto e terzo insomma e morale della favola, chi ha vinto è Gagliani quindi l'ex eh, eh, di, 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 di Berlusconi diciamo così e tanti l'hanno votato perché è il presidente del Monza Calcio chiaro? Che cosa succede? Succede che l'80% non è andato a votare, e allora dobbiamo smettere di prendere per il culo le persone dicendo: noi abbiamo un bacino della Madonna perché le persone che non votano sono decisamente di più, ma non vogliono neanche voi tra le palle, perché non credono più in quel palazzo, in quella politica, in quella situazione. Quindi quei voti. È inutile che prendere in giro le persone, non le avrete mai. Riuscirete sicuramente piano piano ad avere qualche voto in più, ma la maggioranza non voterà mai. Quelli che andranno a votare in maggioranza sono ancora quelli legati ai vecchi sistemi per tutta una serie di motivi: perché vengono pagati, perché hanno interessi, mentre invece la maggioranza del popolo normale, diciamo così, non vota più e non, vo non vuole votare. Non vuole votare, quindi, non c'è quel bacino di utenza con tutta la buona volontà. Quindi sono analisi insomma, molto semplici da fare, ecco perché io dico non è mai stata una soluzione questa, perché non lo è davvero una soluzione, non lo può essere tecnicamente, analisticamente parlando, altrimenti vuol dire che non si capisce la realtà che ci circonda, quando è una realtà dove ci hanno chiuso in casa tutto il mondo, tutto il mondo o quasi, per un anno e mezzo. E adesso noi pensiamo, c'è ancora gente che pensa che i governi che hanno accettato questa roba e, e tanti a loro malgrado, senza la volontà di volerla accettare, basta un partitino che oggi sta ancora nascendo per andare lì a fargli un culo così agli altri. Bah. Va bene le barzellette però siamo seri ok siamo seri quindi che serva o no votare io potrei anche dirti ognuno è libero di scegliere se uno ci crede o meno io potrei anche dirti è chiaro che se andassero a votare e se veramente l'80 per cento di queste persone che non votano più votassero un partito del dissenso probabilmente succederebbe qualcosa sono d'accordo ma Signori, il problema resta sempre lo stesso, dobbiamo essere realisti e questi numeri non ci sono, le persone non vogliono più questa politica per tutta una serie di motivi che non è questo il video, ok? Ma questo è il risultato. Ecco perché difficilmente sbaglio le previsioni anche in questo caso, ok? Anche in questo caso, e ho spiegato, come sottolinea appunto Stefano VII, come la storia della scatoletta di tonno. Io uso esattamente quello che diceva eh, eh, il 5 stelle, no entreremo prima come scatoletta di tonno, perché quello è stato il, il la, come si dice. Ehm, la manipolazione voluta per far capire ai cittadini che qualunque persona avessero votato non sarebbe cambiata niente, per fargli cadere il discorso di credere nella politica e qualsiasi partito serio sarebbe nato dopo non avrebbe nessuna possibilità, questo è stato l'effetto del Movimento 5 Stelle, studiato a tavolino. Voluto, fatto nascere, cresciuto per questo motivo qua, per la destrutturazione mentale della persona verso la politica. E ha funzionato alla grande. Quindi queste sono le analisi da tenere conto. Le analisi da tenere conto, perché quando sei dentro là e rischi la tua vita, il tuo culetto, i tuoi soldi, i tuoi parenti, i tuoi amici e rischi tutto quanto. A un certo punto dico, se non l'hai capita prima, te la facciamo capire adesso. Questo è più tutti quelli che poi si faranno comprare lo stesso eccetera ma comunque è stato anche lì un modo subdolo di PsyOps come si chiamano ma chi comprende le PsyOps? Chi? gli stupidi come me che 30 anni fa studiavano gli UFO, i debunking lo spionaggio, tutte queste forme particolari di controllo della massa che anche a loro insoputa si muovono esattamente come il sistema vuole Chiaro, quindi anche lì, purtroppo, ecco perché ribadisco per l'ennesima volta: difficilmente le mie previsioni vanno male perché le cose devono essere fatte in modo analitico, non con la mentalità propria sperando che succeda una cosa piuttosto che l'altra. Perché non ci bisogna sperare, bisogna agire oggi e agire non è delegare un'altra persona. Agire oggi è fare tutta una serie di cose che io posso fare nel mio piccolo fra. Cui le cose che ci siamo sempre detti da me, negozio. Anche gente come, come noi, non inoculata, non vengono più coi contanti E allora io dove cacchio devo andare con delle persone di questo tipo? Per farvi l'esempio più stupido, i tre quarti di noi continuano a comprare su quel cesso di Amazon, mentre le nostre imprese continuano a crollare. E allora dove dobbiamo andare, se da questo punto di vista? È inutile che ci prendiamo per il culo, siamo noi i nostri fautori. Ed ecco perché diventa sempre più importante il mio progetto, che arriverà, eh? ci cioè, sto impiegando tanto tempo, me l'hanno fatta purgare, me la stanno facendo purgare, ma arriverà, arriverà. Quindi signori, io dai, vi ringrazio anche oggi, adesso devo andare a pagare un po' di tasse a questo Stato e ci vediamo alla prossima. Vi ringrazio tutti quanti e mi raccomando. Non tenete in alto i cuori, tenete in basso i cuori, dentro il vostro petto, tenete in alto il cervello. Una buona giornata a tutti.